eccezionalmente Michele Guardia ha imbracciato una chitarra, perché eseguiremo per la prima volta in diretta televisiva con Guardia la chitarra e la nostra band, insieme a tutto il cast, alla Falchi, a Timperi, alla Canto. Viva la Rai, pronti! Grazie maestro. Leonardo, un plettro donato. Quella rimane nella storia, quel plettro che ha usato Michele. Guarda che il plettro usato, giustamente Timperi mi fa notare che il plettro usato da Guardì rimane nella storia, ti porterà fortuna. Bellissimo, dai, un altro applauso. Bravo, che bello. Michele. Allora, noi solitamente, Tiberio Timperi, Anna Falchi lo sanno perché sono di casa, Flora e Michele, ma anche Michele lo è perché è stato con noi lo scorso anno, solitamente facciamo un sentiment per capire il gradimento sul web degli ospiti che vengono a trovarci. È la prima volta che lo sperimentiamo su un marchio televisivo. Appunto, sono quasi 70 anni della Rai e oggi in Bella Rai ci occupiamo del format dei fatti vostri. Che dicono i telespettatori? E allora, sì, è ben detto, è la prima volta che ci cimentiamo con la ricerca del sentiment di un programma, i fatti vostri in questo caso. Sono andato a vedere sul web come la gente parla dei fatti vostri. Allora, guardiamo insieme il grafico del sentiment, perché è un ottimo grafico, quasi il 40% la parte verde. Spieghiamolo bene a Guardì, Timperi, Falchi e Canto. Allora, quasi il 40% lo spicchio verde, cioè coloro che parlano benissimo del programma. Poi c'è una parte di astenuti, quel 60% giallo, che in realtà è abbastanza normale in una ricerca di questo tipo. E poi c'è veramente una percentuale dell'1.7% di coloro che hanno qualcosa da ridire. Se a chi ha posto Nanerottolo da 1.7 gli faccio... Ma Tiberio, Anna, Flora, vi leggete i commenti sui social? Vi interessano, vi influenzano, ma ve ne importa qualcosa? Posso dire una cosa? I social ormai riprendono e modificano la realtà, che non è quella. I social sono realtà percepita. Cioè, ho sentito lui che ha detto a lei, che ha detto a quell'altro, e quindi... Che citazione! Come fa? Che citazione! La citazione di un pezzo di Elodie, allora. Ci sono questi siti che... Di Annalisa, scusate. Prego. Chiedo venia, di Annalisa. No, lui chiede. Ho citato Elodie invece che Annalisa, e la generazione Z me l'ha fatta pagare immediatamente. Appunto. No, appunto, c'è questa realtà percepita e poi ci sono questi che vivono...
innescando delle polemiche inesistenti in maniera tale che tu vai a fare click e a quel punto becchi la pubblicità indesiderata, ovviamente. Ormai questo meccanismo mi pare abbastanza svelato. È realtà percepita. Senza i social, secondo me, si potrebbe stare meglio. C'è stato un periodo in cui abbiamo vissuto senza social. Dillo a me, io ce l'abbiamo vivo tuttora. Però, senza, quindi sto benissimo. Anna, prego. Sei la prova provata. Anna? Io, essendo della generazione boomer, rispondo solo all'Auditel, diciamo. Quindi il pubblico è sovrano, quello della TV generalista, che ha piacere di non guardarci. Se ci vuole criticare lo può fare sui social, pazienza, ce ne faremo una ragione. Però posso dire una cosa? Sì. Qui si parla sempre di quantità. Quanti follower hai e ti dirò chi sei. L'Auditel, quante persone ci sono. Vogliamo parlare di qualità, cioè del gradimento, perché per me quello importa. Cioè, mi spiego, se io ho bisogno di un professionista, non mi affido a un professionista che ha 1 milione di follower, mi affido a un professionista che è bravo e che è gradito. Questo. La competenza, che nella vita fa sempre la differenza, volta, come dettagli. Una volta c'era indice di ascolto e indice di gradimento. C'era proprio, era ufficializzato. Ora c'è ascolto, punto e basta. Flora? No, però volevo dire una cosa, cerchiamo sempre di non farci condizionare, però è una realtà di fatto, quindi nel mio caso ho imparato a conviverci perché esiste, purtroppo, per fortuna, quindi credo che il segreto sia dosarli, quindi utilizzare i social, perché a volte per me è anche, non solo, è anche un parametro per vedere se di là qualcosa è piaciuto o non è piaciuto. L'importante è non viverlo come un dramma e non interiorizzare una cosa che poi in realtà è fuffa. Ma io ho notato, guardandoti in questi giorni, che hai una dote vocale molto interessante. Ma ti svelo una cosa che non sa nessuno, se vuoi. Allora, guarda, già ride, guarda che già ride. Che non canti tu. No, purtroppo, canto io. Questo. Fatela parlare, senti. Lo racconto, lo dico. Allora, quando ci siamo incontrati con Michele e con Giovanna Flora, che mi hanno fatto questa bellissima proposta, lui disse, allora, come ti chiami? Canto. Devi cantare. Ma non funziona così. Non funziona così, Michele. Dico, guarda, il canto è una cosa. Poi, per questo dicevo la preparazione, perché arriva l'opportunità, ma tu ti devi far trovare pronta. Quindi io il pomeriggio lo passo in sala canto perché vivo con l'ansia che ogni giorno dice, allora oggi facciamo domenica, sempre domenica. Ma va studiata, dico. Quindi lui mi sta. Scusami. Occhio, Flora. No, dicevo. Senti, canto. Però è una congiura. È una congiura, però. Faccio l'Allicalli. Lucio Dalla, La minore. La toccava piano, l'ha toccata. Qual è? Caruso. Quale passaggio non hai capito dove lui mi ha costretto a cantare? Caruso, cioè, Lucio Dalla, La minore. Comincia tu. Ma dove il mare luccica. Dove il mare luccica e tira forte il vento. Da su una vecchia terrazza, davanti al golfo di Sorrento. L'uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Lei si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Tutti! Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai. Michele,